Un approfondito esame del comprensorio gelese recentemente interessato dal riacutizzarsi di episodi di criminalità, l'ultimo dei quali martedì notte ha devastato l'area di servizio ENI di via Niscemi. Oggi il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, ha convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto nella stanza del sindaco. Presenti i vertici provinciali e locali delle forze dell'ordine, c'era il procuratore della Repubblica, Fernando Asalo. Si è fatto il punto su quanto sta accadendo in città. Stiamo lavorando da sempre attentamente sul territorio per garantire le condizioni di sicurezza che saranno ulteriormente implementate con anche altri sistemi, con la sostituzione delle telecamere. Il sindaco ha detto che stanno anche attivando un progetto anche per l'illuminazione pubblica per mettere in condizioni questo territorio veramente di avere uno sviluppo con la garanzia della sicurezza, quello a cui noi miriamo. Già operano sul territorio di Gela delle pattuglie straordinarie sia di polizia che dei carabinieri, che saranno ulteriormente implementate proprio per dare e consentire una maggiore percezione della sicurezza. Le forze di polizia, anche la magistratura che è stata presente al nostro fianco in questa riunione, sta per dare il senso della coesione di tutte le forze sia di polizia che della magistratura stessa e dell'impegno che vogliamo porre sul territorio per far emergere la parte migliore, per fare proprio andare avanti questa città. Gela è un fenomeno complesso, non si può così, diciamo, sintetizzare in maniera così banale. Non si sta verificando nulla di particolare che non sia già all'attenzione. Quella che c'è stata oggi è un atto di attenzione dello Stato nelle sue varie componenti nei confronti della città. Perché Gela era già oggetto di attenzione, quindi siccome sono stati alcuni episodi particolarmente che hanno destato allarme sociale, la presenza serve anche a stemperare le tensioni e a dire che il lavoro già si fa e sarà ulteriormente migliorato e sarà implementato. Ma non che non ci fosse già l'attenzione, questo ci tengo a dirlo. Il territorio è complesso, è molto vasto, le forze dell'ordine certo non sono moltissime, quindi abbiamo chiesto ulteriore impegno, ulteriore distaccamento di altre unità per poter dare ancora maggiore sicurezza alla città. Alcune telecamere è risultato che ormai sono obsolete, saranno oggetto di un nuovo progetto di sostituzione e di implementazione, cosa che la città di Gela ha bisogno, perché insomma hanno ormai fatto il loro tempo alcune telecamere. Le indagini preliminari sono in corso su tutte le varie vicende. Come ben sappiamo, la realtà gelese è una realtà che ciclicamente vive di determinate situazioni, di determinati conflitti conflitti anche a livello familiare, sociale, che assumono delle dimensioni quali appunto danneggiamenti, colpi di arma da fuoco a determinate vetrine. Quindi a 360 gradi stiamo svolgendo le indagini su quella che è una situazione di sicurezza, della sicurezza qui a Gela. Stiamo esaminando intanto questi singoli episodi, perché collegare tutto insieme questi episodi è un di più che ancora non è nella nostra analisi. Sono singoli episodi che avvengono in questo territorio e che stanno oggetto di specifiche indagini. Ci sono vicende che non si collegano fra di loro, che non hanno collegamenti fra di loro, quindi non ci sono collegamenti specifici fra un incendio avvenuto presso il negozio di cinesi con altre vicende, quindi sono fatti che non hanno alcuna connessione per alcune di queste vicende. Lo Stato a Gela è presente, continua ad essere presente, però oggi si è voluto fare un tavolo tecnico proprio qui a Gela per confermare questa presenza continua, costante, l'attenzione costante che c'è per il nostro territorio. La situazione attuale sicuramente è ben diversa rispetto a molti anni fa, però l'attenzione non può e non deve calare. Oggi è un tavolo tecnico dove si sono viste quali sono le azioni in atto, quali sono le azioni che si devono fare e se è possibile dare magari delle attività supplative per poter avere un maggior controllo del territorio. La sicurezza non è mai abbastanza, bisogna lavorare tutti insieme, lo Stato, le istituzioni, ma anche i singoli cittadini
diventando parte attiva della sicurezza di un territorio, perché la sicurezza è quell'elemento fondamentale per poter avviare un rinnovo economico e sociale del territorio. Non può passare il principio dell'impunità, perché non è così, però sicuramente una maggiore collaborazione dei cittadini potrà fornire quegli strumenti in più per avere quelle risposte che i cittadini vogliono. Se ci sono degli atti delinquenziali, si deve avere anche e si deve trovare chi è che è stato a farli. E speriamo che comunque gli atti siano nulli o sempre di meno, e che comunque i cittadini finalmente diventino parte attiva, dando quelle indicazioni alle forze dell'ordine, anche sotto forma di anonimato, per poter dare quelle risposte che ognuno di noi si aspetta, che ogni cittadino si aspetta. Quindi prima di chiedere cosa fanno gli altri, cominciamo a pensare cosa facciamo ognuno di noi, e quindi in prima persona siamo parte attiva della sicurezza della città.